io sono Consuelo, sono una biologa marina e istruttrice subacquea. Ho preso parte della spedizione sugli squali grigi di barriera del Centro Studi Squali. Era un mio sogno da tanto tempo, finalmente sono riuscita e sto perseguendo il mio grande sogno, che è quella di continuare a studiare questi meravigliosi animali. E per cui sono estremamente felice e grata di questa possibilità che mi è stata data e spero di prendere parte a tante altre spedizioni con loro. Grazie mille. Ciao a tutti, mi chiamo Damiano Persia, sono uno studente dell'Università Politecnica delle Marche e studio scienze biologiche. Sono venuto qui in Madagascar con il Centro Studi Squali per effettuare una raccolta dati sullo squalo grigio che utilizzerò poi per la mia tesi triennale. Consiglio vivamente, diciamo, a tutti e chi come me vorrà continuare con la carriera da biologo marino del Centro Studi Squali, perché diciamo, apre le porte a tante conoscenze sul mare, sugli oceani e sulla biologia marina in generale. Grazie. Ciao a tutti, mi chiamo Sibilla Santaniello, vengo da Cassino del Lago in Umbria e studio all'Università di Perugia, Scienze Biologiche. Sono venuta qui per fare il tirocinio universitario e per fare un'esperienza nuova anche in subacquea. Ho avuto delle bellissime sensazioni, a parte il gruppo con cui sono stata, che è stato molto bello. Ho provato cose nuove anche in subacquea e ho visto per la prima volta gli squali. Non c'è stata poca emozione, c'è stata molta. E spero di poter fare altre spedizioni in futuro. È stata molto utile anche a livello universitario con il corso e per tutto quello che ho potuto vedere, oltre anche a appunto gli squali grigi. Ciao a tutti, sono Vittoria Cavadini, sono una restauratrice pittrice. Ho partecipato l'anno scorso alla spedizione a Djibouti del squali balena, è stata un'esperienza meravigliosa. Quest'anno ho voluto partecipare a questa spedizione qui a Nosibe Madagascar sugli squali grigi e abbiamo avvistati un po' di esemplari, anche pinna bianca, ed è stato veramente bellissimo contribuire a questa spedizione. E il tutto accompagnato da una buonissima compagnia e dalle bellissime, interessantissime lezioni di Primo Micarelli. E auguro a tutti, consiglio a tutti questa bellissima esperienza. Ciao, sono Marco Pireddu e sono uno studente della laurea triennale in scienze naturali. Sono qui per raccogliere i dati finalizzati per la mia tesi. Consiglio vivamente questa esperienza perché mi ha permesso di crescere molto, sia a livello scientifico che a livello umano. Ciao, mi chiamo Marco Sanda e vengo dall'Università di Cagliari, dal corso di Scienze Ambientali e Naturali. Sono qui a Nosibe in Madagascar con l'associazione del Centro Studi Squali e col professor Primo Micarelli per lo studio dello squalo grigio del Rift. Per me è la prima esperienza con gli squali, ne abbiamo avvistato alcuni, purtroppo non quanti ci aspettavamo, però comunque sono dei dati importanti per la ricerca. A me serviranno per la tesi della triennale, soprattutto per la sperimentazione delle strumentazioni e dei metodi di misurazione. Ho incontrato un gruppo molto unito e molto, molto simpatici, mi sono trovato molto bene, sia a livello didattico che a livello sociale. E niente, è stata una bella esperienza e spero di farne presto un'altra. Buongiorno, mi chiamo Pietro Storelli e sono qua a Madagascar per la mia seconda spedizione scientifica col Centro Studi Squali di Massa Marittima. E beh, cosa dire, per la seconda volta mi trovo in una condizione meravigliosa dove ho potuto fare delle bellissime esperienze sottomarine. Peccato che questo giro di squali ne abbiamo visti pochi purtroppo per via delle condizioni delle correnti, ma ci è stato concesso di fare delle splendide esperienze a livello socio-culturale all'interno delle scuole e allo stesso tempo di poter vedere quella che è la magnificenza delle acque della regione e che da biologo è difficile uno non riesca ad apprezzare al meglio. Come sempre io penso che queste spedizioni siano qualcosa di fondamentale per la conservazione delle specie di squali, ma anche per studenti universitari che vogliono poter vivere delle esperienze pratiche in un ambiente bello, ma comunque di lavoro, dove quando si lavora bisogna lavorare.